care colleghe e cari colleghi, ben trovati in Infermieri Pordenone. Oggi parliamo delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Collegio Ipasi di Pordenone e del Collegio Revisore dei Conti per il triennio 2015-2017. Le elezioni saranno a breve e qua sotto vi metterò le informazioni su dove e quando si svolgeranno le elezioni. Come alcuni di voi hanno visto, abbiamo aperto uno spazio nel blog per pubblicizzare eventuali candidature di chi volesse attraverso il blog pubblicizzare la propria candidatura o come singolo o come gruppo per questo rinnovo. Dalla provincia di Pordenone, dagli iscritti di Pordenone, non abbiamo ricevuto alcuna presentazione. Abbiamo ricevuto 3 presentazioni di altri gruppi extra regionali che si proponevano per i rispettivi collegi extra regionali. Per quanto riguarda Pordenone, quindi ad oggi, rispondendo a una domanda che ci è stata rivolta, ad oggi a noi non è arrivata nessuna informazione di liste o di singoli che si vogliono candidare per le prossime elezioni. Andiamo quindi poi alla seconda domanda che ci è stata fatta. La seconda domanda che mi è stata fatta è se mi ricandido personalmente per il prossimo mandato, per il prossimo triennio. La risposta è che non sono un candidato per il prossimo triennio. Ci sono 3 motivazioni essenziali che mi portano a questa decisione. La prima è che quando 6 anni fa, nel 2009, partì l'avventura con una parte del gruppo con cui abbiamo condiviso gli obiettivi e i fallimenti, ma anche le riuscite di questi 6 anni, ci eravamo detti 2 mandati e poi basta. E appunto nel rispetto di quello che ci eravamo detti a questo gruppo è il caso di lasciare spazio ad altri. Per un altro aspetto, un altro punto chiave, è quello di aver lavorato 6 anni, averlo fatto con passione, avrò sicuramente fatto delle cose buone, avrò anche sbagliato, quindi è giusto lasciare che altri adesso diano il loro contributo in questo spazio. Infine, ci sono i motivi personali. Il motivo personale è essenzialmente che stare altri 3 anni, quindi 9 anni, a fare il consigliere potrebbe voler dire permanere troppo a lungo su un ruolo elettivo. Permanere troppo a lungo su un ruolo elettivo potrebbe indurre a pensare che quello sia un luogo di lavoro, e invece non lo è, quindi credo che sia giusto lasciare spazio ad altri. Detto questo, vi lascio tutte le informazioni su quando sono le elezioni, vi auguro buon voto e ci vediamo al prossimo video, sicuramente dopo le elezioni.